Il tanto atteso faccia a faccia tra Sebastiano e Claudio finalmente è arrivato. Sebastiano, come al solito, si trovava nello studio di quarto grado, mentre Claudio Sterpin era in collegamento dal boschetto dove è stata ritrovata Liliana. Prima dello scontro acceso tra i due, Gianluigi Nuzzi, conduttore di quarto grado, ha mostrato un video esclusivo in cui il marito di Liliana per la prima volta si reca nel boschetto del ritrovamento della moglie con il generale Garofano, suo consulente. Sebastiano non era mai andato nel boschetto dopo la morte di Liliana ed è sembrato alquanto scosso. Dopo il filmato, la discussione in studio si accende. Claudio ha smentito categoricamente di aver avuto una relazione con Liliana nel 1993, sottolineando che il periodo della loro frequentazione era compreso tra il 1980 e il 1990. Ha chiarito che nel 93 era già impegnato con la sua futura moglie, mentre Liliana era coinvolta sentimentalmente con Sebastiano. Claudio ha affermato che se Liliana fosse rimasta incinta, il padre sarebbe stato Sebastiano e non lui. Ha aggiunto che è stato solo 20 anni dopo che si è ritrovato in contatto con Liliana, ma nega categoricamente una relazione sentimentale con lei nel 1993. Sebastiano, come suo solito, resta vago e accusa il rivale, intimandolo a non indossare più magliette in memoria di Liliana, definendo tali gesti come vergognosi. Claudio Sterpin torna ad attaccare Sebastiano, con un botta e risposta tra i due che non si era mai visto. Chiedo a Sebastiano di raccontare tutto quello che sa. Lui sa esattamente cosa è successo a Lilly. Non si è suicidata, è morta il 14 dicembre e una banda di bastardi dopo 20 giorni l'ha portata in questo boschetto, ha concluso Claudio Sterpin. A che banda di bastardi si riferisce Claudio? Lui è convinto che Liliana sia stata picchiata e poi tenuta ormai priva di vita, chissà dove, per poi portare il corpo in un secondo momento dove è stato ritrovato. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.